il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Giacche, forza! Non si può cambiare la tela per la faccia e viceversa. Forza, animo! E se mi sporcate le divise, ve le faccio lavare fino all'ultimo pezzo di tessuto. Vuol vedere? Savone, mamma mia, sarà sporco. No, pranzo con le mani così, raga. Fate pace. Sì, sarebbero capaci. Sì, sì. Prego. Potrei lavare le mani, per favore. Ma come no? Questo è il prezzo che deve pagare l'artista. I sorveglianti decidono di punire i ragazzi e di non farli lavare. A me dà fastidio perché, cioè, mi sento sporco così. Io me lavo. Devo stare sozzo perché me lo dicono loro. Boh, mi sono rotto il cazzo per quello che mi dicono loro. Io adesso vado su e mi lavo. Se mi volete cacciare perché sono sporco in faccia, mi cacciate. E questa è una stronzata. Però io me lavo perché sozzo, allora, non ci rimango. Sozzo non ci rimango. Signor Francati, innanzitutto moderi il linguaggio, va bene? Lo moderi. Se lei vuole lavarsi le mani e il viso, sì, è libero di farlo. Va bene. E di assumersi le sue responsabilità e le conseguenze delle sue azioni. Ok, io me lavo. Fate quello che vuoi. Giordano, sei un folle. Devo rimanere sozzo perché mi dicono loro. Oggi sì, Giordano ha i nervi un po' girati e secondo me punzecchiarlo come fa il sorvegliante non va bene. Cioè, così c'è tutta la camicia macchiata. No, vabbè, che... Sembra essere proprio una giornata difficile per Giordano. La lettera della madre ha smosso qualcosa in lui e ora lo scontro con il sorvegliante. Non l'ho mai sentito mai così cattivo. Anche in camerata le ragazze parlano di lui. Però mi è dispiaciuto sentire il fatto di Giordano e la mamma. Cioè, io fossi stata nei panni della mamma, comunque mi sarei molto mortificata. Ma voi cosa ve ne frega? Cioè, ma che cazzo? No, rispetto, ma io dico di tua madre che ti ha cresciuto. Odio i puntatori di dito. Non mi piacciono per niente. Allora, tu sei un genitore, io sono tua figlia, dico, no, mia mamma è un ignorante, a te non ma ti che no, questo sì. Ma non vi dovete manco permettere, no, di dire queste cose. Giordano sa lui se ha detto la cosa giusta, se l'ha detta sbagliata, e noi non ci dobbiamo nemmeno permettere di andare a pensare se la cosa che ha detto sia giusta o sbagliata.